Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Oggi è solo soletto nei nostri studi, non abbiamo l'ospite, ma possiamo confrontarci, daremo più spazio alle telefonate. Chiamateci allo 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Allora, ieri Palermo ha perso 3-0 in casa contro il Cittadella. Insomma, sembra davvero essere l'anno del Bari. Lo percepite anche voi, sì o no? Le prime in classifica frenano, il Bari ha la possibilità nel derby contro il Foggia di dimostrare di essere una vera capolista del campionato. È un momento già particolare della stagione, un momento che può essere già di svolta. Arrivano le partite giuste per dimostrarlo. Ricordiamo che dopo il derby contro il Foggia il Bari giocherà a Chiavari contro l'Entella, poi ci sono partite importanti, Bari-Palermo, Bari-Parma in casa con in mezzo la trasferta contro il Perugia. Insomma, credo che siamo già in una fase particolare della stagione. Fra poco vi proporremo la conferenza stampa del centrocampista del Bari Teio, e intanto chiamateci allo 080 501 9998, diteci se secondo voi, insomma, percepite che ci sia qualcosa di importante nell'aria, anche alla luce di quello che accade in questo campionato. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Buongiorno, sono Nicola, chiamo da Bari. Ciao. Senta, io ho un rammarico perché non vedo più il professor Antonucci. Sì. Ecco. E poi d'altronde mi serviva una cosa, perché devo chiedergli una cosa. Io sto vivendo un dramma, oh, ma che non è solo un dramma mio, può essere anche di tutti i tifosi. Cioè? Ho scoperto stranamente che ogni volta che vado allo stadio il Bari perde. Addirittura? Sistematicamente. È una constatazione. Io adesso che cosa devo fare? Quindi quest'anno non sei mai andato? O Bari Venezia hai visto, no? Sì. Solo a Bari Venezia? Sì. Che devo dirti? Sì. Comunque io non credo a ste storie, quindi vai tranquilla, vai serenamente cosa allo devo stadio. Fare adesso Bari Foggia, cosa devo fare? Posso andare allo stadio? Per me sì, anche se qualcuno in questo momento sta facendo i debiti scongiuri e ti inviterà a non andare al San Nicola, però... Perché la mia tentazione è anche questa, dico mi sacrifico così il Bari vince. Ah beh, però c'è l'altra mia parte che dice posso perdermi uno spettacolo. Anche perché Bari Foggia sarà un vero spettacolo, indubbiamente, anche perché si va verso la riapertura del settore ospiti, si va verso la riapertura, per cui non l'abbiamo ancora per certo, però è questo l'orientamento. Domani c'è un incontro molto importante, dal questore andranno gli SLO, cioè gli addetti alla sicurezza per conto delle società, e peraltro dovrebbero andare anche i rappresentanti delle due curve, il che è anche un fatto assolutamente nuovo, insomma innovativo, insomma responsabilizzare i rappresentanti delle curve affinché non accada nulla. Grazie comunque per la tua telefonata anche simpatica. Intanto chiedo alla regia se è possibile di mandare in onda le immagini dell'ultima partita del Bari o delle coperture. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Insomma, come vi state avvicinando al derby contro il Foggia? Raccontateci anche i vostri derby con il Foggia, una partita che manca da circa 20 anni. Io ho un ricordo molto particolare, molto bello, di un derby che si giocò allo Zaccheria di Foggia. Era il Bari di Enrico Catuzzi, il Bari che si impose per 2-1 e diede spettacolo con i gol di Bagnato e Armeni. Se non so se voi ricordate questa partita, per il Foggia segnò Bordon, che era il centravanti della squadra rossonera, ma fu uno spettacolo perché il Bari andò a Foggia e dominò, diciamo un Bari dei sogni era quello di Catuzzi, e quel derby lo giocò davvero alla grande, anzi alla grandissima. Fu una partita di altissimo livello da parte dei giocatori biancorossi. Questa volta si gioca in casa, di contro c'è un derby da incubo. Intanto qualcuno ha bloccato il telefono, già oggi non abbiamo l'ospite, se ci bloccate il telefono mi costringete a parlare per 40 minuti di fila. Se possibile chiedo all'amico che ha chiamato in precedenza di sbloccare il telefono per cortesia, perché altrimenti ci crea grossi problemi. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, sempre che chi ha chiamato prima sblocchi la linea telefonica. Dicevamo invece di un altro derby, diciamo da incubo, quello del Bari di Boniek. Perdemmo 3-1 in casa contro il Foggia di Zema, lo ricorderete, è un derby che ci associa alla più bella coreografia mai fatta, a mio avviso, della Curva Nord in occasione di una gara interna. C'è un altro amico in linea, pronto? Pronto, buonasera, ciao sì. Enzo. Ciao, ciao. Allora, stavi dicendo che c'è aria di Serie A. No, attenzione, non dico questo, però
diciamo, la sensazione è che possa essere la stagione, una stagione buona per il Bari, perché comunque, come vedete, ieri il Palermo, che avrebbe potuto sorpassare Bari e Parma, perso in casa 3-0 col Cittadella, non 1-0, 3-0, ma il Palermo a me non era piaciuto neanche a Cremona, se è possibile, l'avevo visto in difficoltà in altre occasioni. Non c'è squadra convincente, a mio avviso, in questo momento. Forse il Bari in questo momento è la squadra più convincente del campionato di Billy, altre non mi hanno convinto. Il Frosinone l'ho visto soffrire nell'ultima gara interna, il Palermo per me è molto fragile in difesa, Empoli idem con Patate, una squadra fortissima in attacco, ma una squadra che può prendere gol in ogni momento in fase difensiva. Insomma, togli queste squadre, il Bari in questo momento sembra essere quella più solida, anche se deve risolvere qualche problema in fase di contenimento. Dimmi. Allora, stavo dicendo, è profumo di Serie A e dobbiamo andare in Serie A di sicuro, perché domenica vinciamo col Foggia e ci liberiamo a 3 punti, ci mettiamo 3 punti dalla seconda e è fatta. Vabbè, è fatta, insomma, mancano poi 30 partite ancora alla fine del campionato, andiamoci piano. Grazie comunque per il tuo intervento, pausa pubblicitaria, poi diremo insieme col Bianco e Rosso TV Sport. Eccoci insieme, seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Repriamo le telefonate 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta. Raccontateci i vostri derby Bari-Foggia e poi esprimetevi anche un po' sulla sensazione che si è rafforzata ieri dopo la sconfitta in casa del Palermo contro il Cittadella. Può essere la stagione del Bari, le altre si fermano puntualmente. Può essere il momento anche per fare un ulteriore passo in avanti, non in classifica perché si è già primi, ma magari, insomma, creare un po' di distanza tra il Bari e qualche squadra importante. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, Pierluigi. Buongiorno. Ciao Pierluigi, ciao Carlo. Allora, un paio di cose veloci. Uno, siamo in testa ed è una cosa meravigliosa, forse è stata messa a poca enfasi sì. su questa notizia dopo ieri sera. Il migliore differenza reti rispetto al Parma, è una cosa meravigliosa guardare tutti dall'alto al basso dopo tanti anni di sofferenza. La seconda cosa un po' più seria, l'idea che ti sei fatto su quello che sta succedendo alla FIGC, alla Federcalcio, grande caos, presidenti di Lega che non sono stati eletti, che non ci sono da mesi, Taveccio si dimette, non si dimette, la nazionale è anche figlia di queste storie, non solo dei problemi di Ventura, Ventura è andato in confusione alla fine, ok, ma i problemi della nazionale vengono anche da quello che c'è di sbagliato e di ciò che non è stato fatto a livello di federazione, a livello di riforme, di rinnovamento, di giovani. Io penso anche questo. Quindi grazie. Sì, Ventura, sì, il problema sportivo, ma anche altro. Grazie, grazie. Io credo che se pensiamo che il problema è risolto senza Ventura o senza Tavecchio siamo fuori strada. Per me bisogna rifondare il calcio italiano. A caldo, dopo l'eliminazione degli azzurri dei mondiali, ho scritto sulla mia pagina Facebook: restituiamo il calcio nelle mani di chi lo ama e non di affaristi e non di speculatori, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Ventura ha le sue colpe, perché Ventura, così come era accaduto a Bari, a un certo punto ha perso di mano la situazione, gli è sfuggita dalle mani. Per me Ventura è un buonissimo tecnico, però probabilmente alla lunga è un tecnico che fa fatica a reggere il filo del discorso con il suo gruppo, anche se in questo momento i giocatori gli stanno, come dire, manifestando stima e considerazione. Nelle ultime partite evidentemente ha sbagliato più di qualcosa, inspiegabili alcune scelte, inspiegabili alcuni atteggiamenti anche che aveva in panchina, ma ha ricordato purtroppo il Ventura del secondo anno a Bari. Quando ho visto quella faccia ho detto, a mio avviso questa è la faccia della disfatta, perché è la stessa faccia quando sbuffa, quando sembra quasi mal sopportare quello che accade in campo, la stessa faccia che aveva nel secondo anno di gestione del Bari. Quando le cose sono andate bene era un certo tipo di Ventura, persino godereccio, bello da vedere. L'anno dopo invece ha fatto peggio della squadra dal punto di vista dell'atteggiamento, e questo è un discorso Ventura. Tavecchio impresentabile dall'inizio alla fine, ieri conferenza stampa
anzi, se riuscissimo a ritagliarci un po' di conferenza stampa, visto che ormai è dappertutto, non sarebbe male. Dicevo, Tavecchio quasi comico ieri quando a un certo punto ha parlato in francese, ha alzato la voce come se fosse la vittima di turno. La verità è che dopo che l'Italia fallisce la qualificazione mondiale dopo 60 anni, dovevi dimetterti dopo un secondo, dopo un minuto, invece è stato sfiduciato persino dagli amici più stretti, quelli della Lega Nazionale Dilettanti. Però il calcio deve tornare nelle mani di chi lo ama, perché se lo restituiamo nelle mani di vecchi dirigenti che stanno lì da 200 anni, non accade nulla. Se invece c'è un reale cambiamento che passa dal affidare segmenti importanti della federazione a gente che ha giocato al calcio e che ama il calcio, forse ritorneremo a essere l'Italia, altrimenti amen. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Nicola Tipesisa. Ciao Nicola. Ciao Enzo, ascolta, vabbè, io voglio solo drammatizzare, fare delle battute. Comunque ho sentito il nome di Carraro, quindi confermo quello che dici tu, cioè che andiamo a dare nelle mani di uno di persone che stanno da 200 anni là, cioè persone che non riescono a sfondare perché davanti ci sono marpioni oppure intrallazzi che non si possono superare. Lasciamo il discorso Federcalcio. Allora, una cosa volevo chiederti. Sto disperatamente cercando di vedere la puntata di ieri su web, ma non la riesco a leggere per via del blocco del copyright. Si può fare qualcosa, per favore? Adesso e poi l'ultima E poi l'ultima cosa che volevo dire, una cosa simpatica. Vediamo che il primo tempo il Bari non segna, però notiamo che siamo sempre dalla parte opposta della curva. Infatti a Novara il primo tempo l'ha giocata sotto la curva del, doveva segnare sotto la curva del Novara e non ha segnato. Poi siamo andati, come vedono le immagini, sotto la nostra curva e abbiamo fatto i due gol. Vabbè, quindi dobbiamo ringraziare i giocatori, almeno ce li fanno vedere per bene i gol, insomma. Poi mi piaceva molto l'abbraccio dei giocatori con i tifosi, queste sono le cose che a me piacciono, perché i tifosi meritano questo ed altro. Ruben ci scrive, domenica non dobbiamo essere in 40.000 perché giochiamo contro il Foggia, ma perché siamo primi e dobbiamo festeggiare e spronare la squadra a vincere contro tutti e contro tutto, un concetto diciamo anche condivisibile, anche se insomma la partita contro il Foggia è una partita un po' diversa dalle altre. Ecco, presa con lo spirito giusto deve essere una festa del calcio pugliese, una festa delle tifoserie, poi ovviamente che vinca il più forte. In questo momento la classifica dice che il più forte è il Bari, lo dico diciamo anche un po' subdolamente perché la risposta è implicita, insomma, in questo momento sembra non esserci storia fra Bari e Foggia. C'è una telefonata, pronto? Ciao Enzo carissimo, sono Daniele, ciao, ciao. Siamo da Lecce, ciao. Mi seguo sempre. Allora Enzo, io penso che questo ce l'hanno giusto per andare in Serie A per tanti motivi, l'ho già detto l'altra volta, però penso che il Bari quest'anno abbia una marcia in più, ma soprattutto l'entusiasmo che c'è nello spogliatoio fa della differenza e sono convinto di questa cosa. Per quanto riguarda la nazionale, Enzo, una cortesia, non ne parliamo più, perché ogni volta che parlo di nazionale mi mando male e penso che l'estate senza Italia sarà una cosa bruttissima, quindi una cortesia. Senti, ma a Lecce tu lavori, sì? Lavori da quelle parti? Ti lavoro qua, c'è un amico leccese che mi sta facendo il video, ogni volta io lo ascolto sempre perché... Sente, chi aria tira a Lecce? Perché Lecce in questo momento sembra la candidata più credibile per il salto di categoria. L'anno prossimo... Beh, a Lecce c'è entusiasmo, loro ci spostano sempre allo stadio, invece noi non li pensiamo proprio, non facciamo un coro contro di loro da una vita. Però, ecco, per quanto riguarda invece l'astio che c'è tra noi e Lecce oppure il Foggia... Le cose sono cambiate, non sono più quelle di una volta, cioè rimane sempre il discorso derby, rimane sempre lo spot-off, però non c'è più quella veramente quell'atto che c'era tanti anni fa, dove come sentivano tiri di Bari o viceversa succedeva qualcosa, insomma. Grazie per il tuo intervento, un abbraccio, grazie. Edoardo scrive, intanto ricordiamo il nostro numero 080-501-9998, Edoardo scrive: se nel 2017 un libero cittadino di Foggia non è libero di venire a Bari per seguire i propri beniamini, vuol dire che siamo ancora nel medioevo sociale e calcistico. Se ci dovessero essere dei violenti di qualsivoglia fazione, semplicemente vanno arrestati e messi al fresco. Questo è il parere di Edoardo. C'è un amico in linea, pronto? Enzo, buongiorno Alberto, buongiorno. Ciao caro Alberto, ciao.
Ciao, buongiorno. Io mi ricordo di un Foggia Bari, che facevo il militare a Foggia, sì, nell'89. Se non mi ricordo male, perdemmo, io ero allo stadio, 4-1, può essere, sì, signor, sì, Giampaolo. Ma c'era Zeman come allenatore, eh? Ecco, perfetto. Al Bari, allora, signor Giampaolo, può essere? Giampaolo, sì, 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 Federico, signor, sì, sì. Sì, sì, sì. Quel giorno io rimasi all'infinito, anche perché poi dovessi tornare al distretto. C'ero anch'io, C'ero anch'io. Ah, benissimo, perfetto. Però, il Bari non cominciò male quella partita, cominciò abbastanza bene, però poi cominciarono quelli del Foggia a giocare come sapevano giocare, Baiano fece un paio di gol, insomma fu una partita tremenda per il Bari. Sì. Era un Foggia strepitoso veramente, io rimasi all'infinito, tornai e feci i complimenti agli amici che stavano con me in caserma. A questo proposito mi sono sentito pure appunto con degli amici di Foggia, ho l'impressione che finalmente si stanno smorzando anche un pochino i toni. E questo mi fa molto piacere, perché lasciamo stare il campanilismo, però io sono convinto che questa generazione di tifosi è un po' diversa forse rispetto a quella di vent'anni, forse c'era più astio prima perché ci si incontrava più spesso, però credo, anche vedendo dai social, che ci sia quasi una sorta di, non dico gemellaggio perché è una parola grossa, ma probabilmente anche questa storia dei divieti paradossalmente avvicina le parti, nel senso che ora le due tifoserie hanno trovato un punto di contatto molto forte, che è la libertà di andare a seguire la propria squadra del cuore, se ci pensi, no? Sì, 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 assolutamente. Infatti io mi auguro che loro vengano, perché secondo me sabato, domenica saremo 40.000, non 30.000, e sarà una grande festa di sport, perché credo che a questo punto anche la nostra tifoseria, chiaramente, che è una delle migliori in Italia, sia preparata ad accogliere, ma diciamolo pure, i cugini, dai, perché alla fine siamo a 130 km di distanza. Questo è un brutto derby quello che stiamo vedendo, e questa è la partita alla quale facevo riferimento io, quando il Foggia di Zeman vinse 3-1 a Bari, lo ricorderai probabilmente, perché quel giorno ci fu uno spettacolo incredibile in curva, però in campo comandò il Foggia di Zeman, il Bari fece veramente molto poco, quasi inerme rispetto ad un Foggia che c'era nettamente superiore. Ci rifaremo quest'anno. Ci rifaremo quest'anno, bravo. Ciao, ciao Enzo, buona giornata. Grazie anche a te. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, poi nella terza e ultima parte altre immagini di derby, altre vostre voci e poi anche la voce di Teio, uno dei protagonisti del Bari in questa fase di campionato. Eccoci insieme, 080-501-9998 per le vostre telefonate, fra poco la conferenza stampa di Teio, ma c'è già un amico in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Ruben e chiamo da Bari. Ciao, ciao caro. Allora, praticamente volevo parlare della stagione 2013-2014 in cui si è svolta da parte del Bari qualcosa di stupendo. Io mi ricordo i miei primi anni allo stadio. Ricordi? I miei primi anni allo stadio, fu bellissimo. E quanti anni hai, Ruben? Io ho 8. 8 anni? I miei primi anni allo stadio, pensavo che ti riferissi a chissà quale periodo. Quindi vai allo stadio da quanti anni? Da quanti avevo? 5 anni? Da quanti anni? 4 anni? 5 anni? Da quanti anni? Sì, più o meno 4 anni. Sì. Ti ha portato allo stadio papà a 4 anni, giusto? Sì, papà. Bello. Allora, praticamente mi piacque proprio il coraggio dei giocatori, che non si sono scoraggiati dopo l'inizio del campionato. Qual è il tuo giocatore preferito in questo Bari? Allora, in questo Bari mi sta piacendo molto Teio. Teio, allora facciamo così, me l'hai lanciato tu, Teio. Devo prendere anche più esempio da lui, perché comunque io anche gioco a pallone, gioco un po' a centrocampo, quindi... Prendi esempio da Teio. Allora facciamo così, in qualche modo l'hai lanciato tu, Teio, abbiamo la conferenza stampa che si è tenuta poco fa al San Nicola. Sentiamo cosa ha detto il giocatore colombiano. Ciao Ruben. Ci abbiamo messo, però che dobbiamo mettere i piedi in terra, perché comunque è presto per avere una soddisfazione nel primo posto. C'è qualcosa che dobbiamo fare di più, perché comunque manca tanto e vabbè, ci fa godere questa settimana, però comunque dobbiamo lavorare ancora tanto. Sì, sì, certo, e sapere gestire tutto, anche bene, anche nel male.
dobbiamo gestire tutti i risultati. Poi siamo una squadra matura, giocatori professionalisti, che dobbiamo sapere gestire questa buona stagione, anche quando capita di una brutta stagione. Sì. Sto parlando con loro e siamo molto amici, siamo molto vicini e niente. Loro mi dicevano che erano molto contenti, anch'io, perché comunque fare un assist si sente ancora meglio che fare il gol. Vabbè, siamo tranquilli, non è, ovviamente è una parte importante perché è un spettacolo molto bello che sarà nello stadio, perché è il derby che da tanto tempo che non si vede, però siamo tranquilli, è una partita come le altre che dobbiamo assumere con personalità, atteggiamento e non cambia niente. E penso che tanto lui è un mister che ti fa giocare la palla, che ti fa giocare bene, che ti fa avere un stile di gioco, e quindi penso che si vede nelle partite che il Bari sia qua in casa che fuori casa fa vedere il suo bel gioco. E queste le dichiarazioni di Teio, che è una delle realtà più belle. In verità, poi, quando la squadra funziona, a mio avviso, tra poco faremo gli elogi un po' a tutti, insomma, io sono dell'idea che quando il collettivo funziona, tutti sembrano più bravi e belli. Voglio dire, è successo nel passato anche a giocatori che magari poi non hanno fatto chissà quale carriera, però in un contesto che funziona, chi gioca e gioca. Va bene, ci sono dei pilastri nella squadra. Io non posso dimenticare i 9 gol nelle prime 8 partite di Galano. Quelli, a mio avviso, sono qualcosa di eccezionale. Adesso stanno venendo fuori molto bene anche i giovani. Petriccione, che ha giocato per me una grandissima partita a Novara. Teio, forse Teio è dall'inizio che gioca bene, in verità. Ha avuto una fase leggera di calo ad un certo punto, però Teio è un giocatore di grandissima personalità. E ora l'uomo nuovo è Anderson, che ha impressionato per quello sprint verso la porta del Novara in occasione del secondo gol. Ma ripeto, quando una squadra funziona ne sentiremo ancora delle belle. Ora bisogna confermarsi, perché il Bari ha un'altra sfida da affrontare. Sfatare il tabù della maledizione delle prime. Le squadre di B, appena arrivano sulla vetta della classifica, perdono. Il Bari deve fare qualcosa di diverso. C'è una telefonata, pronto? Tambora subito santo, Eccoci qua. Francesco No, con Camatà. calma, perché quando uno diventa santo subito non è, vuol dire che è accaduto qualcos'altro, eh? No, non è convissuto, Va Tambora. bene. Allora, io volevo parlare proprio di Tambora subito santo, non volevo parlare della partita, nel senso che tempo fa hai avuto delle critiche, che io in quel periodo volevo intervenire proprio a Ma dire, sì, ma dai. se tenete in la capo. L'unico giornale, forse uno dei pochi giornalisti, non solo a Bari, ma un po' dappertutto, che dice la verità, dice le cose giuste, e ponderà sulle cose, eccetera, eccetera. Ma che cosa è che magari. Tambora, subito, santo, Va bene, subito, forza grazie. Bari, ciao! Grazie, grazie, troppo buono. Va bene. Vi avevo promesso un pezzettino di questo show di Tavecchio ieri in conferenza stampa, lo riviviamo insieme. Mi sono dimesso e ho chiesto le dimissioni al Consiglio per un atto politico, non certamente per un atto sportivo. Bene. Stiamo valutando un insuccesso sportivo. Ieri sera il Presidente del CONI ha detto che il commissario tecnico, dopo un'analisi di 4 soggetti, l'ha scelto Lippi. Carlo Tavecchio non l'ha mai detto, perché nelle riunioni private e nelle cene private io non le porto in pubblico. Ho sempre detto che l'ha scelto Carlo Tavecchio, siete tutti testimoni. Adesso lo sapete che non l'ha scelto Carlo Tavecchio. Carlo Tavecchio paga per aver scelto Ventura. Bene. A questo punto il problema è molto semplice. Noi abbiamo perso un mondiale, no, la qualificazione. Carlo Tavecchio è più disperato per questo, non come presidente federale, ma come Carlo. E un atto di debolezza, di un'emozione, diventa una tragedia. Questa è la filosofia che sta alle spalle di un sistema sportivo, di un popolo, di gente che lavora per produrre.
Che dire, io credo che questo farà miliardi di visualizzazioni sul web, perché è uno c'è il passaggio, lo vediamo insieme domani, dove parla in francese, che è qualcosa di memorabile, qualcosa che Totò e Peppino impallidiscono. C'è una telefonata, pronto? Buonasera, sono Sergio da Carbonara. Ciao, ciao. Una voce un po' controcorrente, noi passiamo dalla depressione di 4 turni fa dopo la sconfitta con il Brescia all'esaltazione di questo periodo. Sì. Forse questo è un limite proprio di tutto l'ambiente della tifoseria barese, perché se si vuole costruire qualcosa di importante bisogna essere un po' più equilibrati, altrimenti corriamo il rischio di fare, anche se andiamo in Serie A, la fine del Benevento. Quindi okay, per costruire con più calma, più equilibrio, anche perché i primi tempi di queste ultime 4 partite... No, io ti dico un'altra cosa, noi abbiamo una fase offensiva da Serie A, e su questo non ci sono dubbi, ma abbiamo una fase difensiva che non è da Serie A, ma neanche da primi posti in classifica in B. Per me il punto di equilibrio deve essere questo. Scusami, se guardiamo i primi tempi delle ultime 4 partite, nemmeno in attacco sono stati così esaltanti. Fatto sta comunque che dobbiamo lasciare... Però poi il golletto esce sempre, un gol, 2 gol escono sempre. La cosa invece che dovete migliorare il Bari, che non può concedere tante situazioni offensive importanti agli avversari. Guardate, il Novara non ha fatto gol, il Novara non ha praticamente tirato in porta, o meglio Micaia ha fatto solo una parata, però le situazioni pericolose nei pressi della nostra porta sono state parecchie, perché arrivavano, arrivavano. Poi non tiravano, allora è mancata la qualità, è mancato il caracciolo che il Brescia aveva, però potenzialmente potevano farci male. Questo non va bene per una squadra di vertice. 080-501-9998 per le telefonate in diretta. Luigi scrive: cosa ne pensi di questo Bari in cima alla classifica? Credi che possa durare anche in virtù dell'organizzazione di gioco vista a Novara? Io ripeto, sull'organizzazione di gioco si vedono belle cose, ma cose sulle quali bisogna molto migliorare, non migliorare, molto migliorare per essere una squadra di vertice. Però il fatto che il Bari stia lì, nonostante sia in un processo di crescita, è un buon segnale. Antonio, che ne pensi di Anderson e Petriccione? L'ho detto prima, ora tutti funzionano, che è una meraviglia, perché la squadra funziona, però indubbiamente Anderson e Petriccione hanno mostrato di essere anche delle buone individualità. Credi che possano essere l'arma in più in questo Bari? Per me l'arma in più di questo Bari si chiama Cristian Galano, e quando entra l'altro è Franco Brienza. Credo molto nella capacità tecnica di questi due giocatori, gli altri sono molto buoni, però io credo soprattutto nella qualità di Galano e di Brienza, se inserito a mezz'ora dalla fine o comunque a partita in corso. Non so se abbiamo la possibilità di prendere un'altra telefonata. 080-501-9998 per i vostri interventi in diretta. Intanto vi ricordo ancora una volta che domani ci sarà l'incontro in questura tra il questore di Bari e gli SLO di Bari e Foggia, cioè gli addetti alla sicurezza per quel che riguarda le società. Parteciperanno anche i leader della curva, quindi insomma un incontro particolare che noi cercheremo anche di seguire se è possibile con le nostre telecamere, perché avremo proprio il polso della situazione. E poi domani stesso probabilmente la situazione si sbloccherà e verrà dato il via libera all'apertura del settore ospiti, quindi vuol dire 1300 biglietti a disposizione dei sostenitori foggiani. Abbiamo concluso l'appuntamento odierno con il Bianco e Rosso TV Sport. Grazie a tutti voi per averci seguito, ci ritroviamo domani. Ciao.